In questo pianeta sconosciuto, Goku e Vegeta si affrontano in un duro e spietato combattimento, per dimostrare chi è il Saiyan più forte. Ma da molto lontano, qualcuno di loro conoscenza li stava osservando. Allora, Kakarot, dov'è il tuo ultra istinto? Voglio usare tutta la mia potenza per batterti! Goku Ultra Istinto contro Lord Beerus. Sì, finalmente ce l'ho fatta! Hai riparato il coso cercapalle? Si chiama radar cercasfere. E io che ho detto? Quei cose gialle sono le palle del drago! Si chiamano sfere. Non è colpa mia se vi chiamate Dragon Ball! A quanto pare una sembra essere qui vicino. Andiamo! Va bene! E voi? Ricordate di supportare il codice Pazox nello shop di Fortnite, non supporta un creatore! E se non lo fate, Banana vi manda Lord Beerus a casa vostra! Ehi, Bulma! Aspettami! Vegeta! Alla fine sei arrivato anche tu! Non riesci a stare lontano da me! Ma cosa ti dice, cervello, Kakarot? Io sono qui per non lasciare mia moglie nelle mani di un imbranato come te! Posso farti una domanda? Che sia importante! Tu riesci a volare? No, questo pianeta ha qualcosa di strano. Sembra essere identico al pianeta Terra. Ora che sei qui, trovare le sfere del drago sarà molto più semplice. Le sfere attenderanno. Prima devo dimostrarti che sono diventato più forte. Vuoi combattere? Sei stato tu ad offrirti. Ricordi? Ehi, Vegeta! Possiamo allenarci insieme se ti va. Non ho tempo per uno stupido combattimento, Kakarot. Devo diventare più forte. È vero. Io sono pronto. Aspetta, andiamo da una parte più deserta. Combattendo qui rischiamo di far male a qualcuno. Va bene, Kakarot. Urca, guarda Vegeta! Che cos'è? Quella è una banalissima arma da fuoco. E come si usa? A noi Saiyan non servono cose del genere. Ah, forse ho capito. Ma come? Scusa Vegeta, non lo faccio più. Come fa una banale arma ad avermi colpito? Ora butta quella roba, Kakarot. Abbiamo un combattimento da fare. Hai ragione, guarda laggiù. Ehi Vegeta, guarda. Questo posto sembra perfetto! Un deserto roccioso. Mi ricorda il nostro primo combattimento. Eri uno scimmione gigantesco. Ah, è stato fantastico. Questa volta sarà diverso, Kakarot. Non mi importa se tu hai l'ultra istinto. Io posso batterti. Prendi questo, Kakarot! Ma che? L'onda energetica di Kakarot? Ma com'è possibile? Io avevo intenzione di fare un lampo finale! Questo pianeta è sempre più strano! Non mi importa! Ti dimostrerò di essere il più forte! Anche se dovessi usare l'onda energetica! Onda energetica! Questa me la paghi, Kakarot! È sempre bello combattere contro di te. È il momento di aumentare la difficoltà. Eh? Che cosa vuoi fare?
ci siamo arrivati. Sei sicura? Perché io non vedo nessuna palla del drago. Sono sicura. Il radar dice che è proprio qui. Quello che sto per dire forse è assurdo, ma su quest'isola ultimamente succedono sempre cose strane. Di quello che pensi, magari puoi aiutarci. Forse davvero la sfera si trova in questo punto, ma magari si trova sotto. Spiegati meglio, per favore. È una lunga storia, ma in breve, sotto c'è un'altra isola capovolta. Magari sono là sotto le vostre sfere, e se sono lì allora anche le parti del vostro mondo. Allora devo assolutamente avvisare Goku e Vegeta. Ma aspetta! Non sai neanche dove sono! Quei due fanno parecchio casino. Li troverò. Kakarot, adesso usa il tuo ultra istinto! C'è un problema! Quale problema? Non è una cosa che posso fare a comando. Succede e basta. Goku ha ragione. L'ultra istinto permette di accedere ad uno stato mentale che consente al corpo di reagire in modo automatico. In breve, senza pensare. È una tecnica molto difficile da padroneggiare persino per le divinità. È venuto qui per guardare il combattimento? Goku, sono qui perché prima hai fatto qualcosa di insolito. Mi ha incuriosito. Di cosa sta parlando? Quindi non te ne sei accorto. Come hai fatto ad arrivare a me senza che ci sia qualcuno nelle vicinanze? O sei diventato un qualcosa che va oltre le divinità, oppure questo mondo ha qualcosa di strano? Non saprei. In questo posto ci sono un bel po' di cose strane. Allora, Kakarot, dov'è il tuo ultra istinto? Voglio usare tutta la mia potenza per batterti. Vegeta ha ragione. Dove si nasconde quel Goku? Voglio vederlo qui e subito. Ma Lord Beerus, ma prima ha dato ragione. Voglio provare io stesso quello che hai fatto nel torneo del potere. E se non lo farai, distruggerò questo pianeta. Non è giusto, è con me che Kakarot stava combattendo! Ti dimostrerò che sono più forte del suo ultra istinto! Questa volta non mi tratterrò, Goku! Lord Beerus, non vorrà fare sul serio! Mai stato così serio! Lord Beerus sta usando davvero una grande potenza. Un Super Saiyan normale? Vuoi proprio che distrugga questo pianeta? Non lo faccia, Lord Beerus. Vedrai la fine di questo mondo con i tuoi stessi occhi. Questo pianeta sembra la Terra, ma non importa. Presto sarà tutto distrutto. No! Lì ci sono Vegeta e Bulma! E credi che a me importi? Dì addio a questo pianeta, Goku! Evidentemente mi sono sbagliato. No! Sferrato quell'attacco, mi aspettavo molto di più da Goku. Beh, vorrà dire che distruggerò questo posto. Eh? Bisogna sempre spremerti fino all'ultimo! Dimostrami che cosa sai fare! Notevoli, Goku! E questo cosa significa? So cosa vuoi fare! Mancato! Dov'è? Eh? No!
La straordinaria potenza dell'Ultra Istinto è riuscita a mettere a terra una divinità come Lord Beerus. Beerus sarà soddisfatto del risultato? E soprattutto, riuscirà Bulma a raggiungere Goku? Lo scopriremo nel prossimo episodio.